Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao capo. Ciao pidonadiale, vedo che siete rimasti colpiti dal linguaggio, dall'idioma che ho usato nel video di oggi. Come state, ragazzi? Buon pomeriggio, XNBBMX. Ciao Karim. La zappa. Infatti, pensate che ero tentato di mettere direttamente nell'editing l'emoticon, poi alla fine mi sono in realtà banalmente dimenticato di farlo. Ah, ok, Dipi, sono parecchi, penso. Ciao Almi, buongiorno. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Aspettiamo a couple of minutes e siamo pronti per iniziare. Ciao Gabriele, ciao Kaya Frost, ciao Radagast, che mi mette sempre in difficoltà. Ciao Pelati Fumetti. Artax, grazie Lanna. Grazie, grazie mille del supporto. Ciao Albi, buongiorno. Ciao Tresert. Ok. Ciao Simone, benvenuto. Ciao Umberto. How stay? I stay well. Anzi, come si dice dalle mie parti, benessum. Ciao Filzash. Eh sì, è stasera alle 21. Scopro Lovecraft. Eh sì, lo so, però ogni volta faccio fatica a leggerlo. Beh, certo, Almix, è giusto che la lore del canale sia resa nota a chiunque, anche a chi non è abituato a Twitch. Andrea, speriamo, speriamo. Ciao Dario, e grazie, perché anche sotto l'ultimo video di Kentucky troverete un ottimo commento di Dario, che tra l'altro ci conferma il discorso legato alla letteratura della Grande Depressione, più un link che però non ho avuto tempo di aprire, forse è meglio così. Buongiorno Valentina. E Dio, adesso non te lo saprei dire, adesso non te lo saprei dire. Non mi ricordo i titoli. Sono due dischi che di solito ascoltavo perché ce li ho su Spotify insieme. Credo anche a un altro di Fabri Fibra, ma di solito li ascolto in una rotazione, non saprei neanche dire i titoli. Bene, Trezor, sono contento. Vediamo, vediamo. Adesso poi di Lovecraft, stasera iniziamo con quello, poi non si sa mai. Ciao Alberto. Sono contento, sono contento. La live di stasera, boh, vediamo. Cioè, alla fine è una lettura, ragazzi. Lettura con chiacchiere, non è che ci saranno chissà quali effetti speciali. Però, insomma, penso che. Speriamo che il racconto sia all'altezza, no? Ciao, Obamone. Fracom, ciao a te, ciao Samurai. Ciao, Carota Kid. Vedi il Regno Unito. Ma io ho un sacco di follower che stanno all'estero. Ma tutti italiani che studiano all'estero, credo, eh. Beh, ci sta a disertare Sanremo, diciamocelo. Esatto, Dario è Lore Master Piero Angela, davvero. Ciao Miseinen. Ciao Saturniox Walzer. Ben arrivato. Gabriel Bo, The Pillars of Earth, non so neanche che cosa sia. Ah, ok. Questo gioco mi sembra molto sulla. Cioè. Rarefazione da un punto di vista dell'azione, molta densità da un punto di vista del contenuto. Ciao Rigogliosa Terra. Ciao Devril. Io direi, ragazzuoli, di. Ciao Electron, direi di Barracuda Aristocratico, direi di iniziare. Direi di riprendere il filo e vediamo cosa riusciamo a combinare, dai. Il quinto canale. Via! Continua. Those two on the server. Facciamolo, eravamo sul punto di prendere l'ascensore, se non ricordo male. No. No. Non mi dire che dobbiamo rifare la gag finale dell'altra volta. Tutte quelle gag alla fine, non ci voglio credere. Cioè, non ha sal cioè, salva di capitolo in capitolo. Mi sembra una cazzata impossibile. Ma sono bloccato. No, no, mi rifiuto di crederlo. Secondo me ci ha rimesso qui, ma siamo nel momento giusto. No, ragazzi, c'è un grandissimo PD in arrivo. Non ci posso credere. Se c'è il libro, siamo fottuti.
Va bene, va bene, va bene. Abbiamo accesso all'ascensore. Ha salvato, ha salvato. Troppo in gioco. Allora, facciamo un piano alla volta. Lei sta al quinto, anche se visivamente non si direbbe. E quindi facciamo il primo e poi vediamo. È al quinto piano. Ok, ovviamente noi andiamo agli uffici degli impiegati. Via. Che però, sinceramente... ma non è lei, Lula? Aspettate, stavamo tutti dando per scontato che fosse lei, no? Oh no, ci dice questo Rick. Cerchiamo... è troppo impegnata, vediamo di far sistemare i vostri documenti dagli impiegati tirocinanti prima, così non faremo sprecare tempo alla signorina Lula Chamberlain. È una procedura abbastanza semplice. Prima dovrete farvi assegnare un numero per il vostro caso. Per farlo rivolgetevi all'impiegata Mustain... è là in fondo alla sala, al vostro servizio. Ma quindi ha avuto senso venire al primo piano? Ma allora tu sei veramente lui? Ma che cacchio? Ma se io andavo direttamente al quinto? Qua è tutto un perdersi cose, come abbiamo già notato. Io però cazzeggio, ciao. Impiegata Mustang, non l'abbiamo cagato, ora però bisognerà vedere cosa ci dice. Ok, Ettore, un racconto di Levi... in storie naturali, che mi pare si chiami il versificatore per il computer che genera poesia. Potrebbe essere. Salve, come va? Bene, grazie. Ho bisogno della scheda di assunzione e di un elenco dei vostri ultimi 5 indirizzi permanenti. Scheda di assunzione. Shannon taglia corto, volendo, eh. Però io voglio tirarle in uno. Oh, nessuna scheda di assunzione, va bene, va bene. Andate a parlare con l'impiegato Bom prima. Bom, qua invece siamo in fisica. Probabilmente anche Mustain è una cosa legata alla fisica. E ve ne preparerò una. L'impiegato Bom è proprio là, in quell'angolo, al vostro servizio. Siamo un po' Asterix, no? Modulo ricerca modulo. Come, modulo richiesta modulo, com'era. Siamo finiti nella burocrazia. Salve, siete qua per una scheda di assunzione? Nessun problema. Al vostro servizio. Le ho finite. Ma so che ce ne sono altre in archivio. Dovrete fare una richiesta speciale con l'impiegata Macmillan. È la maga dei documenti. Che cazzata che abbiamo fatto. Dritto fino in fondo all'ufficio. Dove sono? Ok. Tagliamo corto. Dov'è lui, la Chamberlain? Oh no, è lei proprio là, con il cardigan. L'abbiamo sbloccata, quindi. È lei. Quindi abbiamo attivato Lula... Federico abbiamo attivato Lula, che in effetti non stava al quinto piano bensì al primo, come sapevamo, ma è il momento in cui io me ne vo, perché voglio visitare gli altri piani. Cioè, ora abbiamo accesso a Lula, però nel tentativo di skippare meno roba possibile. Ma sta cosa che era al quinto forse ce la siamo sognata. Andiamo alla sala delle conferenze, che mi ispira. Grazie, grazie Bad Boy BB, grazie mille, ti ringrazio molto. E cerchiamo di essere osservativi, ma non si sa mai, non si sa mai, si sa invece. Sì. Nessuno ci presta attenzione. Orsi, ma sono veramente orsi. Sto guardando il piano di sopra. Dove cavolo siamo finiti? Ma io voglio partecipare alla riunione. Non possiamo dare fastidio? No, eh? Probabilmente stiamo sbagliando. Ah, sì, giusto Dario, giusto. Questa cosa è molto importante. Emily, Ben e Bob dell'interludio sono gli stessi che giocano a dadi all'inizio del gioco sotto la stazione di servizio. Questa è una cosa fondamentale che nessuno di noi aveva notato e oggi qualcuno l'ha scritto nei commenti ed è veramente pesissimo. Grazie che l'hai ricordato. Se te ne andi agli orsi magari ci mangiano. Vediamo che succede.
Perché non avere degli orsi? Tantissimi orsi. Al terzo piano dei propri uffici. Non mi sembra una cosa così... Chi non lo farebbe? Chi non ne vorrebbe? Là sopra ci sono solo degli scaffali e delle robe. Non è strana questa situazione che ci vede camminare in mezzo a questi simpatici orsacchiotti. Voglio andare da quelli nel terrazzo. Ho fatto uno strano giro, ma ce l'ho fatta. Sono molto carini, concordo. Oh, guardate, 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 guardate cosa eravamo riusciti a fare, guardate! È un organo. Ok. Un organo come di una chiesa. La chiesa era una delle possibili interpretazioni di questo posto? Una cosa del genere? È una vecchia chiesa, ma eravamo proprio sicuri che fosse una vecchia chiesa. Sembrava una cattedrale, avevamo detto, ok? Non era una cosa ipotetica, quindi... Ok. Ok, saliamo, andiamo al quarto. Poi ho pazienza se poi ci dovremo tornare. Archivio e documenti, via. Questa è la classica cosa che fai per osservare e poi tanto te la devi rifare. Praticamente nulla, Vascio, abbiamo praticamente appena iniziato. Qua ci starebbe un'interazione, no? Qualcosa... Che informazione, qualcosa. Qua non riesco neanche ad andare più a sinistra di così. Siamo pure zoppi. Maledizione. Però vedete, ne valsa la pena anche solo per vedere le canne di quell'organo. Che si vedeva solo dal piano degli orsi, o me lo sono sognato? Figo. Andiamo dal tizio lassù. Solingo, ma magari proprio per questo ci parlerà. Il mega direttore galattico. Dai, vediamo. Ciao, Virgil. Diagrammi e bozze, vediamo. Vedo che... Mi compiacevo della cultura fantoziana della chat... Qui sì che si parla. Giradischi, è interagibile. Sembra piuttosto impallato, voler essere onesti, ma... Qua non ci riusciamo a sporgere, no. Finisce qui. Prendi anche l'impiegato. Greg sta lavorando intensamente, esamina dei diagrammi, misura gli angoli con un goniometro di plastica e ogni tanto scrive dei numeri in un piccolo quaderno di appunti con la copertina di pelle umana. Posso essere d'aiuto? Non rispondete. Ok? Noi ci stiamo affidando a una traduzione che non sappiamo quanto sia buona. Sei Lula Chamberlain? È fantastica come domanda. Veramente fantastica. Sembra l'allegretto della settima di Beethoven impallato sull'inizio. Cazzarola, Dario. Mi dispiace, stiamo cercando un impiegato delle assunzioni. In realtà... Cioè, ci sta prendendo per il culo. No? L'avete mancata per un pelo, era qua su circa un'ora fa. Sarà tornata alla sua scrivania al primo piano. Ho iniziato così, doveva essere distratta. A proposito di distrazione, se siamo capiti, c'era subito l'interazione. Confermiamo un Beethoven? Mi affido a voi, eh? Madonna, Dario, accidenti! Ma c'hai la risorsa, veramente... È la terza, ma... Pesissimo! You're a man of culture, ma sul serio. Andiamo al piano 1. La musica cambia decisamente. Via. Un otaku di musica classica. Facciamolo. Yours. Che carini. Ma la musica? Allora, Lula, dai mo.
Vi state divertendo nel labirinto delle graffette? Chiaramente Lula è più vecchia degli anni in cui triangolava con Donald e Joseph, teoricamente, no? Vi state divertendo nel labirinto delle graffette? Ce l'avete fatta alla fine? Sembri stremato, ti offrirei la mia sedia, ma le caviglie mi hanno abbandonato. Sto bene, artrosi? La segretaria ha detto che avresti potuto indicarci la direzione giusta. Io invece voglio sapere dell'artrosi di Lula. Il dottor Truman dice che le mie giunture si stanno corrodendo tra loro. Corrodendo tra loro suona un po' strano. Ah beh, sì, le une contro le altre. Sfregando. Hanno collaborato per decenni, è una cosa naturale che adesso si vogliono... Hanno collaborato per 10 anni, per decenni. È una cosa naturale che adesso si vogliono annientare. Allora, basta parlare dei miei odiosi polsi e caviglie. Questo bunker di cemento è soltanto una tappa intermedia per voi, ne sono sicura. Dove state cercando di andare? Stiamo cercando Dogwood Drive Number 5. Abbiamo un problema nel navigare la rotta zero. Era Corboran? Ho letto male. No, era Corrodendo. Erodendo, sì, sarebbe stato meglio. Abbiamo un problema nel navigare la rotta zero. Stiamo cercando Dogwood Drive numero 5. Preferisco... un po' cannarsiano. Preferisco andare diretto. Solo navigare senza uno scopo. La rotta zero non funziona come le altre strade. Non si può semplicemente guidare e aspettarsi di arrivare da qualche parte. Bisogna essere più riflessivi di quando si guida sulle strade in superficie. E in un certo modo molto meno riflessivo. Ok, stiamo cercando Dogwood Drive. Shannon va dritta al punto. Dogwood Drive, che buffo. Sapete che ho abitato in un indirizzo chiamato Dogwood Drive? Però, questo diversi anni fa, in una sudicia vecchia casa, scantinato pieno di insetti, attico pieno di uccelli. Dio perdonami. Avevo dei coinquilini, appunto. Nell'attico, dai! Lavoravamo tutti all'università, avevo un cane, bevevo whisky e birra e creavo sculture. Lo sappiamo. Era la casa dove viveva con Joseph. E meglio Dario, vuol dire che sei puro di cuore e puoi salire sulla nuvola d'oro. infatti Teresa. Ma perché secondo me stava tipo introducendo un altro discorso e Shannon ha tagliato, insomma. Valzer. Stiamo a vedere, Dario. Insomma, era dove faceva la vita universitaria. Ah, ok. Ma quel Dogwood era una strada in superficie, con un nome così, doveva per forza esserlo. Cosa ci fate sulla rotta zero? Sono delle cose che... dei veri e propri non sequitur. Ma quel Dogwood era una strada in superficie. Ma che cazzo vuol dire? Ma comunque. Un benzinaio ci ha detto che dovevamo prendere la rotta zero per arrivarci. Mia cugina Weaver ci ha mandato da questa parte. Mi interesserebbe alludere al benzinaio, perché il benzinaio lei lo conosce bene. Vediamo, Un benzinaio? Capisco. Cordiale e non vedente della mia età, che va in giro con un vecchio gatto e finge di essere un poeta. Abbiamo visto un gatto, ricordatevelo. E finge di essere un poeta. Si chiama Joseph, lo conosce? Io e Joseph lavoravamo insieme e vivevamo insieme, eravamo amici. Ma è passato molto tempo, non abbiamo parlato per anni. Sapete perché vi ha indicato questa direzione? È perché è ancora innamorato di me, ovviamente, e adesso vi ha coinvolto senza molta considerazione. E nella tua condizione è deplorevole. Ora, ci siamo rotti la gamba, fatti male dopo, però comunque sì, lo stavamo intuendo. Quindi, cioè, in realtà la cosa inizia ad avere un senso. Per cui mi dispiace, anzi, abbastanza chiaro, a dire la verità. Improvvisamente abbiamo molta chiarezza. E per cui mi dispiace molto di aver sprecato il vostro tempo, ma ho paura che siate stati fuorviati. Ma dove straceppola è Dogwood Drive, dove ha vissuto? Forse è lo stesso? Troppe arie, Shannon. Bisognerebbe fare una run solo Shannon, però io voglio le info. Aia. No, non è possibile. Il Dogwood Drive dove ho vissuto adesso si chiama Pale Dogwood Drive. Pallido. Pallida foresta cane drive. Vediamo. Sì, è la pragmatica. Non so se sei anche pragmatista, però.
Hanno rinominato tutte le strade, troppe strade con lo stesso nome. Non era un problema prima, ma adesso abbiamo tutte queste banche dati ed è tutto troppo complicato per i computer. Il computer non ha il senso dell'ambiguità, per cui lo riconosce come un errore. Collisione di nomi, così viene definito. Un po', sembrano un po' certe spiegazioni di Jacopo Belbo nel Pendolo di Foucault. Allora il mio Dogwood Drive è Pale Dogwood Drive e un altro potrebbe essere Large Leafed Dogwood Drive, oppure Himalayan Flowering Dogwood Drive, e così via. Ma uno di questi indirizzi è rimasto Dogwood Drive, almeno così si spera. È davvero una questione di consultare i dati, di cui ne abbiamo in abbondanza qua. Hai un archivio di queste strade? Ci deve essere, dovrebbe trovarsi sopra nella sezione archivi documenti, quarto piano. Probabilmente sarà sotto la O di odonimia, oppure la G per generico. Sto cercando qualcosa di estremamente specifico. Guarda sotto la G di generico. O forse la S, infatti, la S di specifico. Dipende da quale lato della strada è stato cambiato il nome. Ottimo. Ottimo, direi che ci stiamo dentro. E non ci parla più Lula, pensa di averci dato preziosissime informazioni. Va bene. Ci accontentiamo e andiamo al quarto piano. Nella D di documenti. Qualcosa di Finding Paradise, dici? Ma non lo so. Vediamo. Andiamo ad archivi e documenti. Pensavo che gli orsi ci avrebbero potuti aiutare. Allora, voglio sperare in una facile interazione. Infatti, vado diretto, documenti. Dannazione, questo posto è incasinato. Ok, sì. Bisogna dare uno sguardo in quel registro, immagino. Forse c'è una specie di sistema per tutte queste scatole. Inizierò a scavare. Il piccolo registro è una copertina per l'elegante. Qualche annotazione scarabocchiata dentro le copertine. Molte pagine sono di titoli e date. Dentro la copertina, pagina 1, pagina 14, dentro il retrocopertina, riporre. Facciamolo tutto, immagino si possono fare tutti. Appunto diario di bordo, personale. Della documentazione, non trasferire altri documenti dall'unità di magazzinaggio finché non si ricevono i nuovi schedari per archiviazione. Siamo arrivati alla F e dovrà bastare per il momento. Istruire gli impiegati di concentrarsi sulle attività iniziando dalle lettere ABCD E o F, oppure attività che riguardino la ricerca in soggetti che iniziano con queste lettere. Per esempio, automobili va bene perché riguarda le auto, gli autoveicoli, freni, acceleratore, ma aria non va bene perché riguarda la salute, l'inquinamento. Capite il delirio? Capite che è una follia totale, una biblioteca di Babele, davvero, eh? Pura, pura, pura follia. Conway. Ah, no, 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 sono riuscito a cliccare 2 volte la stessa cosa, non ci posso credere. Sorry, sorry. Pagina 1. Molti documenti relativi ai posti dove hanno luogo le competizioni sportive sono stati prelevati e poi velocemente rimessi nel giro di pochi giorni. Campi di pallacanestro, campi da baseball, vicoli e parcheggi. La pallacanestro, la partita di pallacanestro. Vediamo. Un singolo set di documenti relativi alle operazioni di estrazione del carbone è stato prelevato. Operazioni di estrazione del carbone. È stato prelevato e poi rimesso più volte da diverse persone nel giro di poche ore. Che comunque è uno Sherlock Holmes, eh? C'era un tizio in ascensore. Beh, oddio, non ci ho fatto caso, accidenti. Chi lo sa, Mattia? Chi lo sa? Chi lo sa? Vediamo, dentro il retrocopertina. La cartella attività di antiquariato fallimentari è smarrita. È nell'elenco protocollato pagina 63. È nell'elenco protocollato pagina 63, ma non è presente. Attività di antiquariato fallimentari. Questo ci riguarda da vicino. E abbiamo finito. Trovato niente, nemmeno io. Metà di queste scatole non sono nemmeno etichettate e il resto sono tutte dalle prime lettere dell'alfabeto. Non ho potuto trovare niente con la O, con la G, con la S. Forse quell'impiegata conosce un altro posto dove possiamo cercare. Quindi si tratta di tornare da lei? Andiamo dritto per dritto. Beh, dovrei comunque ancora poter selezionare il piano, sì. Ah, c'era una nuova voce! Sorry, 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 sorry. Sorry. Sorry, andiamo subito a verificare. Mi sembrava fossero aumentate. Andiamo subito a verificare. Bella lì. Per la chat. No!
L'orso è un animale totem che simboleggia il legame tra cielo e terra. Esso incarna qualità positive come il coraggio, la gentilezza, grande volontà e forza, ma è simbolo anche di qualità negative come la malvagità, la ferocia e la bramosia. Tutto il contrario di tutto. Interessante comunque. Per il discorso del legame cielo e terra, decisamente. Ah, è punitivo perché ho preso l'ascensore. Che dolore, accidenti. Questa cosa mi fa soffrire infinitamente. Infinitamente, accidenti. Vabbè, vabbè. Per Diana, PD. C'è dolore, davvero. Non è che salta fuori un piano in più come in essere John Malkovich. Va bene, va bene, va bene. C'è dolore. Come? Hop, hop, hop. Dai, 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 dammi il controllo. Non c'è, sì, c'è, ok. Colui che ciclicamente si riposa per cercare la risposta sulla propria esistenza lontano dalla società. Questo sarebbe sempre l'orso? Sì. Andiamoci piano, andiamoci piano. Allora, Lula, vediamo, vediamo, vediamo. Sapete, siamo... Ok, era una cattedrale, riuscito a crederci, ok. E poi l'ufficio l'ha reclamata. Reclamare spazi, no? Com'era? La vecchia congregazione è stata spostata nei nostri vecchi magazzini, bla bla bla. Lì troverete l'elenco dei nomi delle strade, suppongo, nella chiesa. Mary Ann, alla reception, può darvi indicazioni. Tornate qua quando avrete i documenti e inizieremo la documentazione per l'analisi delle informazioni. In realtà non sono fetch quest, perché ovviamente ognuno di questi percorsi disvela cose importanti, quindi non possiamo assolutamente bollarle così. Ah, e mentre siete in giro, potresti andare a trovare il dottor Truman? Potresti andare a trovare il dottor Truman per la tua gamba? È specializzato negli infortuni, alle giunture e alle membra. E so che lavora di notte. Il suo ufficio è in un piccolo quartiere ai confini orientali di Bowling Green. Speriamo di segnarcelo. Ecco il suo biglietto da visita. Fermati da lui, quella gamba è in un pessimo stato. Abbiate cura di voi stessi. Va bene così, Lula, sei stata gentile, ma... insomma... Adesso andiamo dalla tipa. Check-in, Failing Antique Shops, Monday 3 p.m., Ed Bomb. Interessante, grazie Orange, grazie mille del supporto. Interessante. Bomb, chi era? Era per caso il tizio dell'ultimo piano? O era solo un tizio qua sotto, non mi ricordo. Per puro scrupolo, andiamo un secondo al quinto piano. Alla peggio perdiamo qualche secondo. Voglio cercare di capire. Magari si è sbloccato un dialogo o qualcosa di interessante. Sì, è quello dell'interpretazione di Copenhagen. Sì, lui aveva una visione della meccanica quantistica. Cioè, la sua interpretazione è... qualcuno mi aiuti. Non mi ricordo. So che è stata... Non viene più presa per buona, credo. E qua si gioca solo col giradischi, niente. Ciao Davide, ben arrivato. Andiamo avanti. Cioè, di fatto, lui è un determinista, mi sembra di ricordare. Ma non vorrei banalizzare lavori di una complessità allucinante, però mi pare che lui consideri, più o meno semplificando molto, l'interpretazione, il principio di indeterminazione... un limite nostro, ma non costitutivo della realtà. Qualche cosa del genere? Vagamente, ho detto malissimo, mio Dio, perdonatemi. Dunque, su Wikipedia era spiegato bene. Mi ricordo che avevo letto tutte le cose su Bomb, ma... non mi ricordo una sega. Mary Ann.
Avete trovato? Lula ha detto che potreste indicarci dove si trova la chiesa. Mamma mia, Shannon, vai serena. Però sai che quasi quasi. Shannon, solo un altro ufficio, signora, solo un altro lavoro. Ma avete cacciato una congregazione? Vai, Shannon. Non ero qui quando è successo, ma sì, capisco cosa intendi. Comunque non giudicherei fino a quando non si è visto tutto. Hanno una nuova chiesa adesso, l'ufficio l'ha ricavata per loro da un vecchio deposito. Sono sicuro che sia molto carina. Andate a vedere voi stessi, rimettetevi sulla rotta zero e guidate finché raggiungete il cristallo, e poi fate dietro front. Sarà tutto chiaro quando sarete in carreggiata, ce la potete fare. Ah, abbiamo fatto così. Abbiamo fatto così. Ok. Casino, andiamo avanti. Eh beh, invece c'entra assai, Mattia, se il principio di indeterminazione non c'entra col determinismo. E proseguiamo. No, no, ha molto a che vedere. Se leggi Hawking lo dice proprio chiarissimamente, anzi, descrive il principio di indeterminazione come la legge sulla realtà più sicura che abbiamo in assoluto. E lui che è uno che non l'ama. Ufficio. Direi che è abbastanza cambiata la faccenda. Questa è la rotta zero. Facciamo come per tornare indietro. Oh mio Dio, il cristallo. Oh cazzo. Io non ho cliccato. È un cerchio. È un acceleratore di particelle. L'organo a canne. La scalinata. Il proiettore. Oh, cosa sto facendo? Dov'è finito il cristallo? La campana. Oh, cazzo. L'albero. La ruota dentata. Ragazzi, forse dovrei tornare indietro. Dicevo di andare a cristallo e tornare indietro, me lo ricordo, ma l'ancora. È che ora ho curiosità. PD! No, vabbè, la bicicletta. Raga, è una gag? È uno zero, certo, anche. La piuma. La carriola, ragazzi. Le corna. Le ali di pipistrello, cosa? Zzzz. Ma che è sta gag? Si riposa? Che succede? Oh Cristo. Aspettate, deposito, aspettate, ho sbloccato il bad ending. Ma tu no, ma cosa no? No, come St. Thomas Church, ok, ci sta, ma cazzarola, dovevamo vedere mille cose. PD, qua partono gli atti come se niente fosse, cazzo. Random access self storage. Random access, cosa sono? I Daft Punk? Che casino! Cazzo! Ma tra l'altro volessi tornare? No! Andiamo di qua. Andiamo di qua. Lo so che devo parlare con Shannon e poi col tipo, ma capipa o quel che è. Dai, dai, ma che mi sono giocato. Shannon. Non vedo alcuna congregazione. Forse siamo fuori. Polveroso. Forse siamo fuori orario. Vediamo cosa ne sa il custode. Bene, sono contento di essere andato all'antipodo, giusto per farci due passi in più. Sì, probabilmente una città semplicemente alla RAM. Ok. Custode. Siete qua per la messa notturna? Che tipo di messa è? L'omelia sul tema lavoro e bisogno. Non ne ho mai sentito parlare prima d'ora. Sei tu il prete? Non è una grande domanda. Dov'è la congregazione? Immagino che. Brandon, eh? Immagino che debba sembrare molto strano, una chiesa senza una congregazione. Quando hanno traslocato qua, questo posto era pienissimo. Celebravamo una messa. Ma
Ogni sera e due la domenica. Ma diventò un po' problematico far entrare tutti. Tra l'altro stavo pensando una cosa, ma la Chiesa Cattolica dovrebbe fare le sue funzioni su Twitch. Cioè, tipo. Ma diventò un po' problematico far entrare tutti, per cui il numero si dimezzò presto. Una volta che la gente iniziò a capire che la cosa stava andando a pezzi, perse il suo centro di gravità e iniziò a traballare. Poi anche il prete non venne più, ma ha lasciato i suoi vecchi nastri. Lo stesso per l'organista. E ho trovato dei fogli di acetato negli archivi dell'ufficio, foto di persone nelle chiese. Per cui ho continuato a mandare avanti questo posto. Si fa quello che si deve fare, giusto? Aspettate che vi leggo un secondo. Infatti, Saturno. Sì. Esatto, Walzer. Sì, infatti. Nella chiesa c'erano nastri, cassette e organi in loop. Vai, Shannon. Venite dall'ufficio. Ho spostato tutti quei documenti all'unità C315 per far spazio per la messa. È sotto, dall'altra parte dell'edificio. Stesso piano. Devo dare inizio alla messa notturna, ma potete prendere le mie chiavi in prestito. Questo è il prete, veramente. Andrò io, tu aspetta qua. Tieni la gamba a riposo, sembri un po' pallido. È gentile. Bene, farò meglio a far partire questa cosa. Preme play su un vecchio mangianastri. Ascolta, la tua famiglia è cattolica? Oh no, non siamo religiosi, ho solamente guardato e ascoltato mentre la congregazione faceva tutto questo e probabilmente non capisco molto di tutto ciò, come potresti pensare. In ogni modo, so come far funzionare il proiettore, il mangianastri è tutto nero, il mangiaiuto, almeno ne so abbastanza per... Ok. Ti piace lavorare qua? È ok. Non so cos'altro potrei fare, giocavo molto a carte, sai, alle superiori, alcuni dei miei amici andarono al college, ma la maggior parte trovo lavoro. Forse fra qualche anno frequenteremo i bar e giocheremo a freccette o cose del genere. Non è permesso giocare a carte nei bar, poiché sembra un gioco d'azzardo. La gamba mi sta uccidendo. Scommetto che tutti ti stanno dicendo di andare dal dottore. Ehi, lo capisco, costa troppo. Mio padre si fece un taglio profondo al braccio in un lavoro, ma si mise i punti da solo perché non aveva l'assicurazione sulla salute. Ma poi la sua mano non funzionò più bene, cadde in depressione e alla fine... Beh, credo di non sapere che cosa avrei fatto al suo posto. Chi lo sa, vero? Quindi questo è piuttosto un hobby? Se mi domandassi quali sono i miei hobby... ti risponderei giocare a carte, la fantascienza e la geometria della prospettiva. Invece mi occupo delle diapositive, faccio funzionare il mangianastri e non vengo pagato per questo. Lo prendo molto sul serio, ma nessuno mi ha detto che dovrei farlo. È considerato un hobby? Credo che dovrebbe esserci una definizione più seria. Ok, finito. Adesso credo ci siano dei rituali a cui io e te non abbiamo il consenso di partecipare. E non li ricordo comunque. È scemo. Ehi, trovato! Stavamo parlando di lavoro svago. Cosa? Ho trovato quello che siamo venuti a cercare. Il registro sui cambiamenti dei nomi delle strade. Non hai un buon aspetto. Torniamo all'ufficio e rettifichiamo il tutto. E dopo dovremo andare a trovare il dottore che ci ha consigliato l'impiegata. Eh sì, qua Conway è messo male, eh? E la nostra interazione è quella per uscire. Io rivoglio quell'acceleratore zero di prima, di particelle. Dai. I caricamenti, ragazzi, però. No, ma io non ho esplorato, non ho guardato un cazzo. Oddio, stai bene, ma che diavolo? La mia gamba è bloccata. Ok, adesso ti tiro fuori, dobbiamo uscire da qua. Ma, scusate. Ok, sei ferito, riesci a fare forza su quella gamba? È un bel pasticcio. Cerco di metterti sulla funicolare. Queste cose sono già accadute. Eccoti qua, adesso vediamo... Se questa cosa si accende. Stava perdendo conoscenza. Tipo? Ehi, vecchio mio, guardami, puoi ascoltarmi? Cos'è successo?
Non lo so, è collassato. Credo sia svenuto. Sì, ma fammelo vedere svenuto, però. Stava blaterando qualcosa riguardo una vecchia miniera per un minuto. La vecchia miniera dove ci siamo conosciuti. Credo che devo andare dal dottore. Beh, sì. Sì, proprio così. Come ci arriviamo? Non saprei, è abbastanza difficile andare avanti e indietro tra sapete qua e là. Uno fra qua e là e l'aldilà. L'ufficio è l'unica via che so, alcuni di loro lo fanno sempre, i pendolari. Tornate indietro da dove siete venuti, trovate il cristallo e poi fate dietro fronte. Era la regola anche prima, no? Che casino. Fabiano, grande, spiegate a Fabiano tutta la lore. Ovviamente vibra tutto mentre muovo qua. No, non incontriamo più Buzz. Io lo so che devo fare, però io voglio capire. Scusa, se mi dà di nuovo una chance di cazzeggiare, io la colgo. E invece non me la sta dando. Abbiamo veramente. Ma perché tutte? Forse erano solo suggestioni, magari non erano cliccabili. Ah, molto Grim Fandango, sì. È il primo gioco a cui ho pensato. Adesso vediamo se puoi andare a cristallo e tornare indietro. Mangiatoia, cassa da morto. Bobina, spaventapasseri. Che cazzo? Carcassa, barca, interruzione. Ufficio del turismo. Ma cosa cazzo? Escursioni esoteriche? Ma cosa? Per gli orsi intrepidi e curiosi. Ah, questi sono tutti oggetti che noi abbiamo. Che abbiamo raccolto. Tutte le indicazioni recano l'ufficio degli spazi reclamati come punto di partenza. River Tunnels. I tunnel sono una serie di arterie scavate da un fiume sotterraneo. Straripato che è evaporato molto tempo fa, adesso ridotti a recipienti aggrovigliati di echi abbandonati. Procedere in senso orario fino alla piuma. PD! Ma io non ho letto! Ah, ma dai! Ma Cristo! No! Una galleria dal futuro. Senso antiorario, direzione del televisore, una volta. Queste sono tutte indicazioni. No. No, vabbè, cioè, no. C'erano anche dei numeri, c'è un numero di telefono, ma io non ho letto niente di sta roba. E questa? Certificato di maturazione. Ma dimmelo che mi hai raccolto degli oggetti. Bobina, barca, ma che è? Ciao Kaiser. Cioè, abbiamo indicazioni per visitare posti. E dove cacchio. Ah, io sono tornato indietro dal cristallo. Ufficio. In teoria. Allora, se noi abbiamo la possibilità ancora, la mappa delle miniere, eppure non ne avremmo mai avuto bisogno. Ah, quindi forse siamo usciti a botta di culo in realtà quella volta lì. Potrebbe anche essere. Sto cercando di capire. Prendiamo un percorso a caso. Il primo. In senso orario fino alla piuma, soffermarsi, inversione fino alla casetta degli uccelli, inversione, piuma, casetta. Vediamo se ce lo concede. Abbiamo fatto apparire l'ufficio, quindi forse siamo nella situazione di prima con tutte quelle bazze. Piuma, casetta degli uccelli, l'organo a canne.
piuma, dai. La scalinata. Vedete, in realtà non sono degli interagibili, assolutamente. Sono solo metafore di punti di interesse. Cioè, punti di interesse in questa situazione assolutamente assurda, che è un girare su noi stessi. L'albero. Piuma e poi casetta degli uccelli. Cioè, piuma si torna dietro, casetta... Ruota dentata. L'ancora. La bici... Dammi sta piuma! La piuma, tornare indietro. Il fulmine. Il panino, ma pensate. Dammi la casetta degli uccelli. L'icosaedro, ma io non lo so. Il tubo catodico, pensavo fosse la casetta degli uccelli, forse ho sbagliato. La bottiglia. Ma tutto ciò è oltre l'assurdo, comunque. Il televisore. Il cactus, fatemi rileggere le note, che non voglio fare una cazzata. Insistiamo per questa benedetta casetta degli uccelli, poi torniamo indietro e per trovarsi quasi sopra. L'organo a canne. Il cristallo, vabbè, regà, ma allora... L'ufficio, abbiamo... Ah, ho scazzato! Vabbè, sentite, andiamo all'ufficio, ma... E la casetta degli uccelli non pervenuta, però, Ma... Ma Dio! Vabbè, scena 3, ragazzi, qua bisogna stare sereni e tranquilli, perché è così. È così. Ufficio degli spazi reclamati, dove già siamo stati. Ma colui che sta schiattando, noi abbiamo bisogno del dottore, in realtà. Ehi. Carrington, assurdo. Parliamo con Carrington. Salve, amici miei, sono sollevato dall'incontrarvi di nuovo. Salve, Blue. Non c'è Blue. Qui. Però c'è un gatto. Non c'è posto migliore della strada per un segugio. Temo di aver fallito nella mia ricerca di un locale per la mia recita. Scambiato Shannon per il cane? Avete trovato qualcosa nei vostri viaggi? La vecchia miniera di Elkhorn. C'è una struttura di deposito self-service non lontana da qui. Credo che la dovresti fare alla pompa di benzina. Ah, è un'idea. Non nella miniera, certamente un tale spazio... limitato a un'acustica orribilmente opprimente, ma sulla superficie della miniera, appena prima dell'alba. La risonanza e il riverbero di una vecchia impalcatura della miniera è tragico solo a pensarci. Sì, la psicoacustica dello spazio è la prima preoccupazione. Credi che funzionerà? Sì, credo che la parte esteriore della miniera sarà eccezionale, davvero. Mi aspetto una visione tragica. Il tuo aiuto è stato incommensurabile. Se a tempo più tardi questa sera mi piacerebbe ripassare i miei appunti di produzione con te. Vediamoci là fra qualche ora se ti va. Grazie mille. Follia. Marianne. Ho sbagliato direzioni prima. Beh, dopo, se ci sarà modo. Possiamo parlare di nuovo con l'impiegata Lola Chamberlain? Abbiamo raggiunto l'interstatale 65. A me piacerebbe parlare con Lola. Temo sia andata via. E anche con una grande fretta. È successo qualcosa durante il vostro incontro? Sembrava particolarmente interessata al benzinaio. Non so chi sia. Mi sembrava angosciata. Allora tornate all'interstatale? Posso iniziare la procedura quando siete pronti a tornare indietro. Basta farmelo sapere. Ma con calma. Con calma. Tra le tantissime cose dovremo anche curarci. Però... adesso proviamo a raggiungere quelle indicazioni. Ah, eccolo Blu. Gli parlava da questa, lo considerava da questa distanza? Va bene.
Quindi dovremo tornare nell'acceleratore di particelle cosiddetto. Allora, leggiamo con calma le indicazioni. In senso orario fino a... Oh, è quello che abbiamo fatto prima? O no? Forse l'abbiamo beccata in senso antiorario la piuma. Orario fino alla piuma e poi indietro fino alla casetta degli uccelli. Facciamolo. Giusto per vedere se queste indicazioni hanno un senso. Questo è il senso orario. Dobbiamo beccare la piuma. Sì, le 21 stasera, ragazzi. La piuma, poi indietro. L'organo a canne. Il proiettore. La campana. Ruota dentata, l'ancora. Ma sembra che stiamo facendo la stessa gag di prima, però se prima la direzione era sbagliata, meglio così. La bicicletta, la piuma, era la piuma? Il fu... ma è esattamente la gag di prima. E la casetta degli uccelli non c'è. Il panino. Forse quel fermarci sì un attimo, l'icosaedro, era da prendere più sul serio? Stiamo a vedere, andrà male a sto punto. Dopo cerchiamo un'altra indicazione di questa, non capisco perché questa non funziona. Ora c'è il cristallo che è il reset. Sostanzialmente, esatto. Leggiamone un'altra, magari dice qualcosa che non sto capendo. La Dimaxion Gallery. Una galleria dal futuro ingannevole, abbandonata su un'autostrada solitaria mentre il design industriale americano spostava il proprio sguardo sull'intangibilità. Procedere in senso anti-orario in direzione del televisore. Una volta raggiunto, antiorario fino all'antenna. Nuovamente inversione, oltrepassare il fienile. Televisore, antenna, oltrepassare il fienile. Televisore, in antiorario. Televisore, antenna, fienile. Che sono cose molto legate fra loro, nella lore, come sappiamo. Le mascelle. Televisore, antenna e fienile. Vediamo di capirci qualcosa. Te la fa sudare, eh? Mamma mia. Tubo catodico, no. Televisore, antenna. Dammi il televisore, bottiglia. Televisore, si torna indietro. Forse l'abbiamo fatta bene. Infatti le pale, vediamo, eh. Antenna. L'immaginario è molto Kentucky da Grande Depressione, non c'è dubbio. Antenna e si torna indietro al fienile. Il fienile, galleria. Sì, questo l'abbiamo già letto. Abbiamo scattato una foto. È un grande magazzino pieno di veicoli dalla forma strana, imbarcazioni arrugginite a forma di dirigibile. Quasi tutte di color verde spento che adesso sbiadito verso il marrone. Nessun sentiero è stato creato per navigare tra di loro e molti sono stati danneggiati abbastanza da lasciare minacciosi pezzi di metallo sparsi per gli spazi aperti. Tutto quello che un visitatore può fare è rimanere al bordo dell'edificio, allungare il collo e cercare di intravedere qualcosa. Ok. Ok. Sì, sì, sono imparentate come? Come? Beh, infatti, televisore, antenna, fienile. Non si può sbagliare. Pensavo di tornare alla maison. Allora facciamo così.
Adesso proviamo a farne un altro. Volevo vedere... dai, fammi apparire il diamante. Oh cazzo. Oh cazzo. Please, voglio tornare alla... Ah, sapete cos'è? È questo. È il riposarsi. Esatto, esatto, Vascio. Esattamente. Sono un po' cose così solo testuali, però, raga, siamo in ballo, balliamo. Ma questa mi... La prima... Mineral Spring. Queste sorgenti minerali irradiano con vigore e trasudano gioventù dai pori della mura, dei muri della grotta. Delle mura della grotta. La dolce umidità evapora e poi si raccoglie sui volti arrossati dei bagnanti ringiovaniti. Senso orario verso la piuma, indietro artiglio, nuovamente inversione all'artiglio, ed eccole lì. Piuma, artiglio, partiamo col senso orario. Verso la piuma, ragazzi. Piuma, artiglio, e si rimbalza anche all'artiglio. Assurdo, è come ti faccia vivere questa struttura onirica, ma che al tempo stesso fa pensare alla fisica, no? Come se fossimo noi, no? L'elettrone lanciato. Piuma, artiglio. Esatto, piuma verso l'artiglio. Difficile, Locke. Difficile. Molto difficile. La famosa casetta degli uccelli per Diana. Vabbè, voglio l'artiglio. L'artiglio, inversione all'artiglio, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Leggiamo il testo nuovo. Ah, tutto qui! L'aria ha un calore, una fragranza, sembra una sene. Riposa per un po'. Ah, ci si può riposare. L'acqua è più calda del previsto e stranamente emoliente. Pensa alla giornata lavorativa, pensa alle stelle nella notte. Ovviamente penseremo alle stelle nella notte. Conway inclina la testa all'indietro ad occhi chiusi. Sembra ancora notte laggiù nella grotta. Non solo l'oscurità, ma anche l'ora tarda. Da qualche parte, dall'altro lato di questa roccia, le stelle stanno ancora vagando, con indifferenza. Grazie mille, Byte. Grazie del supporto. Ricorda alcuni dei compiti di Charlie, di quando andava al college. Charlie era tornato a casa per il weekend per visitare Lisette e Ira e aveva dei libri di astronomia o di fisica o qualcosa del genere, forse matematica. L'osservazione della velocità relativa a cui le stelle si muovono nel firmamento può essere usata per determinare la loro distanza. Dopo essersi allontanato dalla sorgente, Conway trova dei piccoli insetti acquatici annidati nella gamba del suo pantalone. Li abbandona lì. Interessante. È interessante, altro che. Altro che. È figo, altro che. Andiamo qui. Meditation Tunnels. Orario, spaventapasseri, inversione, pendolo. Spaventapasseri, pendolo, si rimbalza anche sul pendolo. Via. Spaventapasseri e pendolo di Foucault. Vediamo.
capiremo perché il primo falliva. Però ormai le sua memoria. Spaventa passeri. Ma porca rena. Déjà vu. Ma io non sono arrivato al pendolo pesissimo. Che cosa è strano, Shannon. Ecco, sai, ho avuto un déjà vu. Anche è questa strana strada. No, hai ragione. È proprio questa strana strada. Chissà se il déjà vu è inteso come in Matrix. Ormai si pensa sempre a quello, no? Quando c'è di mezzo un déjà vu. È ancora uno zoom che si allontana. In questa che noi abbiamo visto come metaforico acceleratore, no? È una galleria. Piuttosto lentina questa sequenza e allude a qualcosa e arriva da qualche parte. Che cosa sta apparendo lì a destra? Oh mio Dio, ma siamo in controllo! Tre persone, ragazzi! Tre persone. Bob, Ben e Emily. Si chiamava Emily? Come cavolo si chiamava la ragazza? Che erano sia i giocatori da tavolo che quelli nell'interludio alla mostra. Però era il pendolo. Questo è il pendolo. Ma non l'avrei chiamato pendolo, ma comunque ci siamo capiti. Cunicoli. Ok, li prendi questi tunnel moschiosi. Un luogo di meditazione, un labirinto introspettivo attraverso il quale riflettere sulle proprie perplessità lentamente, come un esercizio di respirazione. Uno stretto tunnel si dirama verso destra e un altro verso sinistra. Come si suol dire, nel dubbio a sinistra. Conway e Shannon vanno a sinistra. Conway e Shannon entrano in un passaggio soffocante. Un tunnel stretto si dirama verso destra e un altro verso sinistra. Il muschio inizia a risplendere. Sinistra. Cammina a mani e piedi attraverso un passaggio viscido. Il muschio risplende ancora di più. Andiamo a sinistra. Il bagliore del muschio è quasi accecante in una grande sala aperta. Andiamo a sinistra. Cosa ti devo dire? Insistiamo. Ah, ok. Abbiamo sbagliato una cosa. Andiamo a destra. Accidenti. È la stessa cosa. Quando è quasi accecante possiamo chiudere gli occhi. Farei così. Non è successo nulla. O abbiamo toppato o era una gag. Come sempre non lo sapremo. Vediamo di riposare. Facciamo un'altra cosa. The Deep Valley. Antiorario bottiglia, inversione. Distilleria. Bottiglia distilleria. Anche qui c'è un tema ben chiaro. Via! Bottiglia distilleria. Facciamo tutto, ragazzi. Facciamo tutto. Le mascelle. Comunque lo devo controllare, cioè non va da solo. Bottiglia distilleria e ci siamo.
Cosaedro. Che poi il Cosaedro è il dado da 20, eh. Cioè, pronto? Bottiglia di stileria, comunque. Dopo lo proviamo il primo, mica l'ho skippato. Bottiglia, si torna indietro alla bottiglia e si va alla distilleria. La distilleria e dovremmo esserci. Eccoci. Quello che il depliante finisce è lacerazione epica nel cuore del mondo, sicuramente lasciata da un grande potere. Lacerazione epica nel cuore, sicuramente lasciata da un grande potere. Forse la vittima di una battaglia tra un dio e un dinosauro è invece una valle rocciosa che separa la strada dallo strapiombo della scogliera. È difficile capire quanto sia profondo, poiché la roccia pende verso l'ombra, ma le poche dozzine di lanterne legate ad intervallo lungo lo strapiombo ne suggeriscono la portata, più grande di un campo di pallacanestro, ma più piccolo di un distretto finanziario. Sta pallacanestro, ragazzi, non sono io che sono malato. Ora facciamo... sì, è un po' pesantina, ragazzi, non c'è dubbio, però... tocca farla, c'è poco da dire. Qui avremmo finito, tra l'altro c'è un numero di telefono, tipo, ma facciamo la prima. E cerchiamo di capire perché non veniva. Orario fino alla piuma. Soffermarsi per un istante sulle parti della grotta. Proviamo a farlo. Inversione. Casetta degli uccelli. Inversione. Piuma e ci soffermiamo un attimo alla piuma. Poi la vediamo. Piuma. Casetta degli uccelli. Sappiamo che sono tipo un paio di giri per arrivare alla piuma, quindi... Sì, è un po' dura. Vediamo. Consideriamo che ora stiamo facendo qualcosa di probabilmente totalmente opzionale. Solo per avere della lore. Però, questo è. Ora c'è la piuma, credo. Avete visto? Bisognava davvero soffermarsi. Che cos'è 31? Io vado indietro. Come se avessimo fatto un'inversione ufficiale. La casetta degli uccelli si rimbalzava. Cunicoli. I tunnel sono descritti come una serie di arterie scavate da un fiume sotterraneo straripato e evaporato molto tempo fa, adesso ridotti a recipienti aggrovigliati di echi abbandonati. Sono sorprendentemente grandi. Un rumore di graffi in lontananza attrae l'attenzione di Conway da un tunnel che conduce verso il basso. Un altro tunnel porta verso sinistra nell'oscurità. Vai verso il basso. Si fa più stretto, l'aria è più calda qui. Vai verso il basso. Qualcosa... Shannon ha l'impressione che qualcosa si nasconda fuori dalla loro vista. Vai verso il basso. Tre gatti dal pelo grigio siedono su un pezzo di legname, con le code attorcigliate. Danno uno sguardo agli intrusi per un momento, per poi tornare al loro ozio, indifferente. I gatti. Anche i gatti non mancano. Si prosegue. Allora, cosa dobbiamo fare? Non me lo ricordo. Scena quarta, a posto. Bureau of Reclaimed Spaces, ok, siamo sempre qui. Dovremmo anche andare dal dottore, no? Visto che oramai si trascina il buon Conway. E il gatto? Non c'è un'interazione, altrimenti ce la indicherebbe. Andiamo da Marianne. Siamo pronti ad iniziare la procedura. Biglietto da visita di Lula alla reception. Potresti dirci come arrivare a questo indirizzo? Stiamo cercando il dottor Truman. Quartiere appena fuori Bowling Green. Mettetevi sulla 65 in direzione sud-ovest.
Svoltate a destra appena superato l'osservatorio, appena prima di giungere al fiume. Se continuate verso nord, sarete subito a destinazione. Al vostro servizio. Ok. Ah! Siamo di nuovo qui. Allora, sud-ovest, sulla 65, è la nostra solita strada. Vediamo. L'osservatorio. E poi si svolta a destra, superato l'osservatorio. Però mi sa che abbiamo qualche difficoltà con l'osservatorio. Che sei tu, anche se non mi dai sorprendentemente un'interazione. Comunque, all'osservatorio e a destra rispetto alla direzione di marcia, quindi di là, continuare verso nord. Si giunge subito a destinazione. Vabbè. Ok, abitazione del dottor Truman, punto interrogativo? Speriamo. Il quartiere all'indirizzo del biglietto da visita di Lula è stato demolito. Al suo posto c'è un grande museo, ancora parzialmente in costruzione. Museo, bene, abbiamo fallito alla grande, qua ci schiatta il nostro Conway. Museo. Stiamo a vedere. Scena quinta. Museo delle abitazioni. Ok. Oh my god. Allora, per prima cosa sempre blu. Thomas dice, ah sì, parlava col suo cane, quel tipo è strambo. Personale del museo, cosa ha detto? Non sembra così strano. Cosa ha detto? Discorsi poco importanti come quando si parla con gli amici o una cosa del genere, come se ci si rivolgesse a uno scaricatore di porto. Del tipo, dannazione, sta piovendo davvero tanto. Non ho visto una pioggia del genere da quando ci fu quel temporale un paio di anni fa che portò via l'orto di Lisette. Mi dispiace solo per quel vecchio cane trascinato in giro da quella coppia di ubriaconi. Un vecchio cane come quello dovrebbe dormire in un porticato da qualche parte. Ma è una questione di fedeltà. Ecco, non sono rimasti molto. Ombrello. Abbiamo già sentito parlare di Thomas. Forse no. Shannon. E Flora, Matteo Flora. Ho sentito l'uomo e la donna parlare appena sono arrivati qua, ma non mi hanno visto. Aveva il suo ombrello aperto dentro. È vero, abbiamo aperto un ombrello all'interno. Cosa stavi facendo ancora sveglia a quell'ora? Di cosa stavano parlando? Cosa stavi facendo ancora sveglia a quell'ora? Mia madre mi lascia sempre rimanere sveglia fino a tardi, dice che va bene. Stavo cercando delle rane. Devi stare attenta con le rane. Ti faranno venire le verruche. Non mi interessa, voglio le verruche. Le trovo graziose. Ah, a parte che non è nemmeno vero. Comunque, quanto Beckett, quanto Ionesco, cioè, mamma mia. Vediamo qui. Avevo dato per scontato che fossero dell'azienda energetica. Sapete come sono. Si presentano senza preavviso e hanno sempre da ridire su questo o su quello. Mi sono chiuso nella mia stanza e ho aspettato che se ne andassero. Non aveva alcun senso che mi facessi coinvolgere. Come hanno fatto ad entrare? Sicuramente non venivano dall'azienda energetica. Come hanno fatto ad entrare? Deve essere stato uno dei ragazzi Fred, eh? Deve essere uno dei ragazzini a lasciare aperto il portone. Bisogna fare qualcosa. Corrono dappertutto come animali selvaggi. Sapete che Flora ha lasciato una lattina di soda sopra la porta del mio rifugio? E mi sono quasi ammazzato scivolando su quella cosa appiccicosa il mattino seguente. Bisogna fare qualcosa. Sì, sì, davvero, è davvero. Anche Ulisse, come? Sì. Ah, però.
Ah, però. Premo l'ombrello, va. Considerando che però poi ci si ferma. E non si va più a sinistra di così. E non si va, scommetto, più a destra di così. E non si va più avanti di così. E non ci sono altre interazioni. E quindi vediamo soltanto quella struttura illuminata. Difficile capire che cosa sia, ma direi che è il nostro furgone. E allora andiamo nella direzione opposta. Ok, Chitwesa che cita Eco, eh? Era di Eco quella battuta. Oh my god! Pid! Cazzo! Cosa cazzo? Oh. Ok, aspetta, non tutta, voglio capire. Posso andare lì? Ma veramente? Non vedo un cazzo tra le altre cose. Non posso andarci. La sola illuminata. Ah, è un museo d'altra parte, museo di abitazioni, vi ricordate? La sola illuminata in realtà, non ci posso entrare. Ah, ma posso leggere la descrizione. Ancora musei, eh? James, dice James, immagino abbiano cercato tra le carte qua. C'era un certo disordine, delle cartelle sono state tirate fuori, lasciate sul tavolo, intendo. Non era troppo in disordine, l'ho notato solo perché Diane è una tale abitudinaria. È davvero ordinata, intendo. Quali cartelle hanno controllato? Sì, immagino la parte materiale sul cantiere edile, immagino. Avevano una lista di tutte le case che abbiamo spostato qua, una lista di residenze originali prima che il quartiere fosse raso al suolo. Hanno tirato fuori la lista delle persone che hanno accettato l'offerta, persone che hanno traslocato da altre parti, ma l'hanno rimessa in archivio, nel posto sbagliato. Per cui suppongo che non abbiano trovato quello che cercavano. E dal momento che siete qua, il lavoro è diminuito, sembra che... Lo so che voi altri sapete quello che fate, ma sembra che i residenti si stiano sistemando. Quella è l'idea. Sì, lo capisco, solo che... A proposito di quel tetto, basta che mi diate un assegno e lo finiremo immediatamente. Lo so che avete questa cosa del museo da portare avanti, ma non vorrete fare i proprietari di una catapecchia adesso. Dove cazzo? Dove cazzo? È entrato, io non sono mai riuscito a farlo entrare, è entrato da solo. Ok. Provare ad andare là. Lì c'è un'altra cosa osservabile, direi. Cristo santo. Io penso che Lovecraft in confronto a questa roba sia leggerino, ve lo dico. Sì, sono venuti, hanno bussato alla finestra e abbiamo parlato un po' attraverso i vetri. Sarei uscito, ma sapete, erano personaggi loschi. Di cosa avete parlato? Hanno chiesto del dottor Truman e gli ho detto tutto quello che so, che non è poi molto. Cosa sai del dottor Truman? Gli ho detto, ha traslocato qua con il resto delle persone quando avete acquistato il quartiere e poi un giorno la sua casa era sparita. È tutto quello che so, non ne voglio più parlare. È sparita la casa del dottor Truman, che stiamo ovviamente cercando perché questo tra un po' ci schiatta. Li ho sentiti fare rumore e sono rimasto in silenzio. Non so cosa volessero. Mi sono semplicemente messo le cuffie e ho cercato di ignorarli, a dire la verità. Sono le persone che abitano nelle case di questo museo delle case, ma vi rendete conto? Non si riesce ad andare a destra. Ne proseguiamo di qua. Ah! La camera ovviamente sta facendo da sé. C'è una persona. E Sadie dice: sai, all'inizio ho pensato che potesse essere Hudson che stava venendo per una visita. L'ho sentito fare dei lavori sulla sua barca un po' prima che il temporale iniziasse. Ma poi ho visto l'andatura zoppicante dello sconosciuto e la giovane donna con lui e sapevo che non poteva essere. Li ho invitati per un bicchiere di whisky, che hanno gentilmente declinato. Perciò ho semplicemente parlato con loro sul porticato per un po'. Di cosa avete parlato? Oh, abbiamo parlato un po' del quartiere.
Gli ho raccontato di Hudson e della sua barca a vela e della simpatica giovane coppia nella veranda e dell'affascinante dottor Truman che viveva qua. Erano molto interessati a lui, ma di sicuro, ecco, non lo so dove è andato. Sapete, non credo che nessuno di loro abbia mai messo piede in una casa galleggiante. Infatti non so nemmeno se il vecchio uomo abbia mai visto il mare. Questa potrebbe essere una mezza citazione, al vecchio il mare, comunque c'è un gioco di parole, diciamo, comunque. È stato sempre il mio più grande sogno quello di andare a vivere in una casa galleggiante da pensionata, che galleggia sul terreno. Per questo ho accettato la vostra offerta e mi sono trasferita qua. Non è perfetta, ma quale casa lo è mai stata? Vorrei solo che la casa ondeggiasse un po', lo troverei, diciamo così, rilassante. Ecco, se ci fosse un altro temporale come l'ultimo. Questa si augura che venga giù il nubifragio di Dio. E non ci si parla più, eh? E questa tenda ha una storia, l'abbiamo già letta. Walker, stavano gridando verso quella tenda vuota che avete in esposizione. Ah! Ehi, se mai avrete bisogno di qualcuno che viva là dentro, sono stato in sistemazioni peggiori. Penso. Che figata però sto gioco con la camera. Wow. 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 Si sale. Facciamolo. Che succede? Il cane pesissimo, blu! Avercelo l'ombrello adesso. No. Non voglio tornare giù. Ancora la camera! Ancora come fosse un museo, eh? Stavamo lavorando nella veranda e li ho visti venire dall'ascensore. Si erano persi, ovviamente. Era palese, dicendo. Certo. Si è visto qualcosa? Oh, certo, li ho visti osservare quell'edificio dalla forma strana, il... Certo, quello sferico metallico. Sì, è proprio quello, la casa del futuro. Ho sempre pensato che sembrasse più un... Cazzarola, ma è un'aquila gigante, non me la sono sognata. Un silo per cereali, anzi, credo sia piuttosto romantico. In ogni caso sembravano interessati, stanchi, raccolti sotto i loro ombrelli. Stanchi e raccolti. Eppure si sono fermati a esaminare questo strano edificio. Ok. Una grossa aquila. Una grossissima aquila. Teneva qualcosa, aspettate che guardo che c'è la differita. Sì, teneva qualcosa negli artigli, ma non ho capito cosa. Qua c'è qualcuno. Difficile. Ed è proprio Hudson di cui si parlava. È la piuma di un attimo. Di cui si parlava prima. Difficile da vedere. O perfino udire. Con un temporale del genere. Ma ero sveglio e in stato d'allerta. Stavo ascoltando le previsioni del tempo settimanali. Hai parlato con loro? Sì, abbiamo avuto una breve conversazione. La giovane donna aveva sentito la mia radio fare rumore dalla cabina e aveva chiesto. Il vecchio uomo era un po' disorientato. Trasporta cose, ma che? Che cosa voleva sapere della tua... Farà un nido gigantesco della tua radio. Disorientato in che senso? Ha chiesto le cose più assurde sulla mia barca, se andavo spesso a pescare, cose del genere senza senso. Ho cercato di spiegargli che vivevo a bordo, che ho vissuto in un piccolo appartamento su questa terra, prima, e poi mi è stata gentilmente offerta la possibilità di vivere qui nella barca a vela quando il quartiere è stato raso al suolo e così via. Difficile comunicare in un temporale rumoroso come quello. Credo che fosse anche un po' duro di orecchio, oltretutto. E poi se ne sono dovuti andare, cercavano un dottore, credo il vecchio uomo era in pessime condizioni.
È stata una conversazione breve. È così vecchio Conway? Poggiamo? Si dà un voto poi adesso. Annie dice, Flora stava giocando al piano di sotto e noi stavamo bevendo un bicchiere di vino in veranda. Siamo svincolati quando è arrivato. Dopotutto erano dei perfetti sconosciuti. Siamo svincolati, anche qua la traduzione. Non li conoscevamo. Li avete sentiti parlare? Ecco, ho sentito la giovane donna chiedere all'amico del suo lavoro. È una specie di collezionista o fornitore di arredamento, credo. Non sembrava che le cose andassero bene. Forse erano qua in cerca di clienti. Sì, sicuramente una specie di collezionista o fornitore. Ho sentito parlare di antiquariato. Che cazzo? Dove cacchio? Siamo finiti. Non trovo più, non capisco. Ma se facevamo tutto questo senza l'ombrello? C'è un bambino sulla sinistra, non riesco a muovermi. Non mi riesco più a muovermi, non ho più il controllo. Ce l'ho. Mi ridai, Conway? Dove cacchio è il mio avatar? Oh. Ok, andiamo. Ho girato dentro una serra di cui non vedo nulla. Ezra Pound. A questo punto qua nulla è casuale. La poesia, se ne parlava, vi ricordate? È stato anche un critico Ezra Pound, ovviamente. Anche critico, io lì ho la versione della Terra Desolata di Eliot con le note di Ezra Pound, perché Eliot gli consegnava i manoscritti mentre lo stava componendo e con Ezra Pound fa tutte le sue note, figa. Vi ho visto arrivare, mi piace il vostro furgone. Che tipo di furgone è? Nessuna risposta pertinente alla domanda. Non mi appartiene, lo guido solo. Sì, lo sapevo che eri un autista. Qual è la più grande cosa che hai trasportato? Una volta un tavolo da biliardo. Una coppia di cavalli una volta. Andiamo a una coppia di cavalli. Io e Julian spostiamo case intere ogni notte. Sono molto più grandi di un paio di cavalli. Che Julian sia l'aquila. Chi è Julian? È mio fratello. È molto più grande e forte e ha più piume di me. Ma è pur sempre mio fratello. Dove portate le case? Io e Julian le portiamo nel bosco ogni notte. E poi le riportiamo all'alba, prima che il museo apra. Perché le portate nel bosco? Il museo è un buon posto dove vivere di giorno, ma non di notte. Le persone non riescono a dormire in un posto del genere, o quando lo fanno hanno gli incubi. Perciò le portiamo nel bosco a dormire, e poi le riportiamo a mattina. La tua famiglia è nel bosco? Oh no, sono... Non lo so dove siano. Io e Julian li abbiamo cercati per un po', ma... In ogni modo, abbiamo un lavoro da sbrigare adesso. Portare le persone nel bosco la notte così che possano dormire. E magari se il resto di loro è come il dottor Truman e vuole restare lì, torneremo alla ricerca. Ah, puoi dirci come arrivare al bosco? Dovete seguire il fiume Green verso est e poi saltare nel lago Cumberland. Le strade non ci arrivano. Saltare? Ma io e Julian vi possiamo condurre, eravamo in procinto di andare via. Devo solamente chiamarlo. Cucucucchia. Gandalf, facciamo Gandalf. Oh my god, peso! Ok. Peso! Ok, non lo sto controllando, va da sé. Ma col cazzo che non lo sto controllando! Ah, gli dico un po' l'area generica PD, abitazione. Dove cazzo devo andare? Dove cazzo devo andare? Voglio andare giù! Perché possiamo anche fare visite, vedrete, anche se non c'entrano con la mission immediata.
L'abbiamo già vista questa cosa. Sto capendo una fava. Il fiume Green verso est e poi saltare nel lago. Ho sbagliato. Quello è il fiume Green. Continuiamo a seguirlo. Verso est sì, perché se i numeri sono così, quello è l'est e quello è il fiume, dai. E poi saltare nel lago. È un fiume o un confine? Il guscio scorticato di una casa di campagna brucia nella notte. Alcune parti della proprietà sono oscurate dal fumo. È un fiume? È un fiume o è un confine? È un fiume. È un fiume. Fiume Green, yeah. E poi buttarci nel lago. Chissà quanto potevamo esplorare volendo. Come sto andando a ovest? Sorry. Avrei detto il contrario, eh? Però la bussola è inequivocabile. Ma la bussola ha ragione lei, per forza. Museo da dove siamo arrivati. Ecco il lago. Ma mi darà un click, immagino. Sfrecciando a tale velocità e angolatura, la casa di campagna risulta invisibile tra gli alberi. La sua postazione è marcata solo dai ricordi di Conway e Shannon. Figura minuscola. Una piccola figura grigia cammina sul lato della strada trasportando quella che sembrerebbe la custodia di una chitarra. È seguito da una figura più piccola, forse un cane? Sembra stanco. Negozio di pesca. Nah! Voglio comunque vedere il negozio di pesca. Un grande parcheggio sterrato circonda il negozio di pesca. Un'insegna appesa sopra la strada su una sottile sbarra d'acciaio. Ah beh, il mondo gira, che a noi piaccia o meno, insomma. Adesso è più facile capire che stiamo andando verso est. No, non è vero, comunque che gira, che a noi piaccia o meno. Da sopra la grande struttura sembra un piccolo reticolo di legno. Ok, vabbè. Dammi il controllo. Est, un po' più qua. Ok. Questo sarà il lago? Lago! Una figura ombrosa si trascina fuori dal lago. Infila le braccia in un completo elegante blu e arranca penzolante fuori dalla vista. Che cosa c'è di strano? Nulla. No? E sembra che non sia finita la faccenda. Questo era il lago del fiume Green, ma forse noi ne cerchiamo un altro? Ho sbagliato? Lago Cumberland, aspettate un attimo. Ok. Preso. Cutscene. Ok. Credo, sì. Sono di nuovo in controllo. Sì, di nuovo, accidenti. Ma dove cazzo sto andando? Ma dove diavolo sto andando? Non sto andando a ovest adesso. Ma forse allora avevo ragione a basarmi sulle lettere delle strade. Sono stato involontariamente esplorativo? Perché se quello... Ma però no, sto proprio andando a ovest. Ma non ha un cazzo di senso sta cosa. Io devo andare a est, ma a est mi ha rimbalzato. Vedi come stiamo scherzando. Sì, è vero, ha fatto inversione, ma allora, sentite, io seguo il lago, seguo il fiume di qua e farò inversione anche dall'altra parte. Sentite, è importante seguire il fiume. Questo non c'è dubbio. D'altra parte, se...
Vediamo. In teoria lo sta per fare di nuovo. O c'è l'effetto Pac-Man. Potrebbe anche essere. Sì, con il lago prima, sì, direi di sì. Però mi sembra sensato continuare a seguire il fiume qua. Perché vedete come prosegue da solo, nel niente. E curva. E noi lo seguiamo. E c'è una cappella. Guardate buone. Una cappella e un cimitero, non connessi a nessuna strada, al centro di un bosco oscuro. Ogni tanto sembra che delle figure pallide e luminose, difficili da identificare ad occhio nudo, pallide e luminose, facciano capolino. A volte fanno rotolare delle botti enormi dentro e fuori dall'edificio. A volte invece indugiano per un momento per poi scomparire dalla vista. Ok. Non mi dire che è la fine della mappa. Non mi dire che è la fine della mappa. Noi il fiume ce lo siamo fatto tutto. Distilleria. Già, giusta osservazione. In teoria questa è la direzione giusta. Vediamo. Magari c'era un'interazione che non abbiamo visto. In ogni caso siamo stati osservativi, dai. No. Ah, è tutto, non ci sono tasti che fanno niente, ovviamente. Tipo, volare più veloce. Sembra un cratere squadrato che si sta riempiendo lentamente di pioggia. Ecusoils, vediamo cosa dice. Da questo angolo l'edificio sembra strano e astratto, come una catasta di scatole e triangoli che si intersecano. Che dà l'idea, no, di qualcosa di legato alla programmazione in 3D, insomma, no? Un oggetto poligonale. Fiume Green. Caro fiume Green. Hai rotto il cazzo. Portaci a destinazione. Sì, però noi dobbiamo seguire. C'è scritto di seguire il fiume Green fino al lago. Non c'è un'interazione neanche a piangere. Lago del fiume Green, ma non è quello che ci interessa. Ah, forse. Oh, cazzo, ma qua forse mi finisce la mappa, non capisco. Oh, però sembrava cospicuo. Però mi dice di nuovo fiume Green. Però sembrava figo. Ah, ma non è easy. Là c'era una cosa gigante. Un lago a forma di corna di cervo, forse anche quello. No. Qua si sbaglia. Levate. Torna indietro. Se solo girasse e io potessi inquadrare dove voglio, sarebbe una cosa fighissimissima. Ehi. Ecco, che poi io ho detto con il cervo, ma sono poi inventato Lago Cumberland. Ehi, l'importante Lago Cumberland. Col cavolo che l'avevamo raggiunto prima. Palude. Ci sta praticamente andando per forza, no? Tornaci. Mi interessava. Ok. Dalla distanza, dal cielo, all'inizio sembra una palude. L'edera è cresciuta sui pali della luce. Cespugli di fiori oscurano le strade. Alcune delle case sono scivolate parzialmente nel terreno. Le fondamenta sono spaccate dalle radici sotterranee. Vabbè. Ma io mi immagino un'interazione cospicua. Ma più un drago che altro, boh. Gettarsi nel lago Cumberland. Che strani laghi, comunque, eh. Non come te li immagineresti, ehi. Allora, bisogna andare di là.
Fatemi giusto girare, ok? È sbagliato, l'ho capito. Grazie. E qui c'è something. Bosco. E qua si scende. Yeah. La via del capezzolo, davvero. Davvero. Atto 2, scena sesta. Direi che vediamo l'ambientazione, vediamo cosa succede. Una foresta. Il gioco non si è mai degnato di dirmi c'è l'autosave. Cioè. Guardate come si. Quanti piani di parallasse, come la luna sparisce. Siamo il bambino? Limbo davvero. Ragazzi, grazie mille per aver tenuto botta. A me sta piacendo moltissimo, però posso capire che non sia facile. È molto denso. Per me è molto, molto, molto bello. Però tireremo una riga ovviamente soltanto quando lo avremo finito. Però, ragazzuoli, stasera Lovecraft, che è leggero. Ci vediamo, se vi va, alle ore 21 con una bella lettura insieme. Grazie mille per aver seguito. A più tardi.